Adesso ci trasferiamo di nuovo in padella. Cucina. Ciao ragazzi, oggi prepariamo i calamari ripieni. Vi aspetto in cucina. Allora, per prima cosa puliamo i calamari. Tiriamo via questo e poi togliamo questa cosa trasparente qui. Poi lo spremiamo così, semplicemente. Così facciamo uscire se c'è del residuo. Io taglio anche queste. E vado a spezzettare. Taglio qui a livello degli occhi. Attenzione che se le prendete vi schizzerà via. E togliete il becco. Qui è automaticamente uscito. Anche questo io lo andrò a tagliuzzare. Ok, qua ho messo 5 cucchiai di pan grattato. Poi prendo 1 o 2 fette di pane di questo qui e lo sminuzzo. Pane in cassetta, pan carré, quello che volete. Aggiungo il formaggio grattugiato. Qua è a piacere, più ne mettete e più è buono. Mettiamo un po' di sale e pepe nero. Aggiungiamo il prezzemolo. Adesso aggiungiamo 2 uova. Impastiamo il tutto. Se vi sembra troppo secco, potete aggiungere un altro uovo o una goccina di latte. Alla fine era perfetto, non era necessario aggiungere né uovo e né latte. Adesso andiamo a cucinare la cipolla e i pezzettini del. Adesso andiamo a cucinare la cipolla e i pezzettini del calamaro. Ho fatto riscaldare l'olio, ho messo un po' di cipolla, adesso aggiungo i calamari, dopo che li ho sciacquati e leggermente asciugati, tamponati. Ok, dopo qualche secondo metto un po' di vino vecchio, ma voi potete usare brandy, vino bianco, quello che volete voi. Questo è vino vecchio. Faccio evaporare e poi metto 5-6 cucchiai di acqua bollente. Ok, a questo punto ho spento, il liquido come vedete si è asciugato ma non del tutto e lo andremo ad aggiungere all'impasto di pan grattato e pane che abbiamo fatto prima. Ho messo l'impasto in una sacca à poche e taglio la punta. Non troppo piccola, sennò non esce. Quindi andrò a prendere ognuno di questi e li vado a riempire. Ok, adesso che li abbiamo riempiti tutti, prendiamo degli stuzzicadenti
e andiamo a chiuderli. Così. Facciamo così per tutti. Ecco qua. Adesso ci trasferiamo di nuovo in padella. Cucina. Che nella stessa padella di prima andiamo a buttare l'altra cipolla. Io ho affettato due cipolle piccoline, un quarto l'ho messa nel condimento e il resto lo lascio, lo metto qua. Adesso aggiungo i pesci, qua i calamari. E li lascio andare qualche secondo veramente da tutte e due le parti. Li ho già rigirati, adesso metto un altro pochettino di vino vecchio. E lascio sfumare. Nel frattempo ho preso 7, 8, 10 pomodorini come volete voi. Lavati e tagliati semplicemente così a metà. Questo che è più grosso lo taglio in due. Il vino è sfumato, butto i pomodorini. Faccio insaporire un pochino e poi andrò ad aggiungere un bicchiere di acqua calda e coperto. Metto l'acqua. Poi controllerò. In caso si sarà asciugato e vedo che ancora il calamaro è troppo duro, andrò ad aggiungere altra acqua calda. Ah, non aggiungo sale perché già c'è il condimento abbastanza con sale, formaggio e quant'altro. In più il pesce di suo già è salato perché è un pesce di mare. Quindi io alla fine andrò ad assaggiare solo il sughettino. Se il sughettino mi sembrerà già abbastanza saporito, non aggiungo sale, se no. Prima di spegnere, qualche secondo prima metto un pochettino di sale. Dimenticando, metto un rametto di rosmarino. Questo è del rosmarino fresco che io metto sott'olio in modo che mi si conservi più a lungo. Guardate come si sono gonfiati. Non lo so se, non ricordo se ve l'ho detto. Fatelo cuocere a fiamma bassissima, eh. Quindi adesso li rigiriamo. Come potete vedere la pelle, quella superficiale, già si è aperta tutta. Giriamoli senza farle bucare. Questo era troppo pieno, ecco, si è bucato. Bene, facciamo continuare a cuocere. Allora, siccome il liquido è stretto troppo e ci vuole ancora della cottura, io adesso aggiungo un altro bicchiere di acqua e appena riprende a bollire metterò una cosa dentro. Seguitemi e lo vedrete. Allora, siccome mi era rimasto il condimento, quindi io adesso lo metto direttamente così. Faccio tipo delle polpettine. Ok, adesso le facciamo cuocere sempre col coperchio, abbassiamo sempre un pochettino la fiamma e facciamo finire di restringere tutto il sughetto. Bene, bene. I calamari sono cotti, perché vedete, metto la forchetta e scende tranquillamente, quindi sono cotti. Adesso io lascerei proprio questo sughettino, magari ci verrebbe bene uno spaghetto. Ci
ci vediamo dopo all'impiattamento. Ed ecco a voi i calamari ripieni con pomodorini e le polpettine che sono avanzate. Eccolo qua, pronto. Io vi auguro buon appetito e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!